Ianis Ritsos, Ismene. Emone indossava il mio vestito e mi apparteneva al punto che mi mise a ballare dentro la fontana, con l'acqua che mi zampillava sui capelli, sulle spalle, sulle gote, e pareva piangessi, finché, tutta intirizzita, sentì che ero divenuta la statua dorata di me stessa, rischiarata dalla luna, di fronte agli occhi ciechi di mio padre. Provo lo stesso brivido ancora oggi. Avresti detto che mia sorella si vergognava d'essere donna. Forse era questa la sua sventura. Forse per questo morì, mia sorella. Non fu mai tanto bella quanto lo fu da morta. Da morta era finalmente divenuta donna. E accanto a lei il suo promesso sposo, nudo. Come avviene con tanta precisione nella morte che discerniamo la bellezza del corpo. Forse perché profumavano i fiori d'arancio di cui li avevamo spersi, e questa giovinezza nuziale, compiuta e senza protezione, inespugnabile. Sopra i gradini restavano ogni mattina le orme polverose ingrandite dei loro piedi nudi. Era arduo per me salire o scendere senza calpestarli. E la sciarpa di nostra madre svolazzava ancora più lontano, come un immenso uccello viola trasparente. Quando sorgeva la stella della sera, non so come, mi sembrava che il rumore della sua sciarpa mutasse tutt'a un tratto. Diveniva come di malaugurio. Mi assaliva il terrore che le avvolgesse il collo e la strozzasse, che la avvolgesse tutta come un tempo fasciavano i morti. Il cavallo Demone, sapete, quando lui se ne andò, non volle più muoversi dalla sua tomba. Io gli portavo da mangiare e da bere, gli davo lo zucchero dal palmo. Non assaggiò niente. Nel giro di una settimana morì anche lui. Poi tutto fu tranquillo. Ci spartimmo le loro vesti, chiudemmo a chiave le loro stanze. Nessuno pronunciava più i loro nomi. Coprimmo anche gli specchi. A cosa gli è servito, mio Dio? Cosa ci hanno guadagnato? Fastidi, scocciature, costrizioni, eroismi senza scopo. Grandi porte s'aprivano, si chiudevano nell'oscurità, maschere di gesso, di bronzo, d'oro, di velluto, astuzie, lusinghe, travestimenti, per nascondersi a chi? A se stessi? Agli altri, al destino? E quell'insaziabilità di gloria. Credo che la gloria si fondi sempre su un'infinità di malintesi e senza dubbio sul rifiuto della vita. Ma a cosa serve allora?